This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Tu hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi, e per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Sì, mi chiama che inizio, zio. Mamma mia, check the sound, fratello. La grande carica, È cominciato il giovedì della tigre. Messo le bollicine già in corpo, vedi tu. Sì. Ai, ai, ai. Siamo della stessa pasta, bionda non la bevo, sai. Ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale, se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'hai, balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica, carremo ballando, sul mondo lo sai sì. Facciamo un fandango, da sotto qualcuno riderà, balliamo sul mondo. Non ti offro grandi cose, però quelle lì le avrai, niente case né futuro né certezze, forse guai, ma se dall'Atlantide all'Everest non c'è posto per noi, guido io in questo tango, ci facciamo posto dai, balliamo sul mondo, mi porto le scarpe da città, cadremo ballando, però il mondo non si fermerà, facciamo un fandango, là sotto qualcuno fischierà, balliamo su. Sono su una supernova sopra noi, chiudi gli occhi e tieni il tempo e sarà quasi fatta, dai. C'è chi vince, c'è chi perde, noi balliamo casomai. Non avremo classe ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi. Ballando, ballando sul, ballando sul mondo, facendo, facendo, facendo un fandango, ballando, ballando sul mondo, ballando, ballando sul, balliamo sul mondo, possiamo anche senza musica, cadremo ballando, nessuno però si ferirà, facciamo un fandango, là sotto qualcuno applaudirà.
Mariano, Giano, Claudio, Martina, Ronnie, Matteo, Matteo, Francesco, Mazzini. Enjoy your radio, enjoy your village, viva music and more. Oh, la tigre, la tigre, la tigre. Un grazie di cuore sempre a tutti coloro che ascoltano music, music and more. Spettacolo. Indirizzo ce l'ho. Via 26 agosto numero 6. Nuovo building. Telefonerò 348 670 9857. Offrirò una serata strana. Una tigre che ha sbocciato stasera. Stiamo sbocciando. Stasera si sboccia, si sboccia, ragazzi. Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Music and More, la web radio di Morazzone, come sempre in onda ogni lunedì e giovedì dalle 21 alle 22 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16, con delle mirabolanti, ragazzi, puntate di quelle che nessuno si dimentica, soprattutto nei giorni seguenti, anche perché c'è la possibilità, come sempre, di andare a risentirsi la puntata di ogni puntata di Music and More anche il giorno dopo nei podcast che rimangono nella piattaforma Spreaker, è quella che insomma ci permette di andare in diretta, di andare in live. Oppure trovate anche tutte le puntate di Music and More, perché alcuni non lo sanno ancora, anche su Spotify, quindi da domani potrete riascoltare anche lì la nostra tigre in salotto. Buonasera anche alla mia regia ufficiale, ovvero colui che spezza la tigre, lo zio Oscar Bardelli. Ciao zio! Ciao zio, senti una cosa, ma sai che il venerdì ormai i miei argomenti di discussione, quando vado in giro dalle mie donne per negozi, sono diventati quelli che parliamo dalla tigre. Vero? Sì, venerdì scorso con la storia dei matrimoni li ho legnate tutte, le ho detto non sposatevi in questo periodo. E tutti mi fanno, te lo giuro, è molto istruttiva la tigre. Eh beh, assolutamente, anche perché tutti coloro che vengono qui a raccontarci qualcosa, che sia al telefono, quindi ci siamo collegati anche con diverse realtà lontane da qua, penso a Marco con la locanda per Bellini, quando abbiamo chiamato il supermarket Tortuga Ibiza, quindi qualche collegamento bello l'abbiamo fatto, oppure quando qualcuno fisicamente, visto che adesso insomma le regole ce lo permettono un attimino di più rispetto a prima, quando passano qua fisicamente è ancora più bello. Sai che quella del Market Tortuga l'avevo raccontata alle fornarine, alle ragazze di Biandronno, e anche loro, siccome sono tre belle gnocche, mi fanno quasi iniziamo anche noi a fare questa foto al frigorifero. Al frigo del Tortuga sono... ha portato un sacco di gente, sono famose, soprattutto creano quella dipendenza da social che uno non può togliersi. Dai, ricordiamo però i contatti di Music and More, quindi per tutti coloro che vorressero scriverci insomma in onda, in diretta, e tra poco anche fare delle domande ai nostri ospiti, soprattutto perché oggi fisicamente, come stavo dicendo prima, abbiamo qua qualcuno che ci parlerà di una realtà stratosferica che sta per aprire, quindi l'abbiamo già pubblicizzato sui social abbondantemente, Instagram, ovunque insomma, quindi tra poco inizieremo l'intervista e due chiacchiere con loro. Numero di telefono 348 6709 857, scriveteci WhatsApp, Telegram, dove minchia volete, insomma il numero è operativo. Invece indirizzo mail per le comunicazioni ufficiali, quelle che non piacciono tanto al nostro ospite di stasera, diretta@musicandmore.it, questo è il nostro indirizzo. Se volete passare di qua anche proporvi, ragazzi, vi ricordiamo che siamo assolutamente apertissimi a tutto, come le gambe di Cicciolina, vero zio? Assolutamente, come le gambe di Cicciolina. Sempre aperte, siamo apertissimi, ragazzi. Ieri ho visto un video su Beautiful Destination che facevano vedere le gambe di Cicciolina. No, un elefante in piena erezione, non l'avevo la mai visto. Chissà che tega. Porca di quella trota, sì che erano 5 gambe lì. Devono mettere insieme 10 dei nostri, zio. 10, non bastiamo noi in piedi. Dai, andiamo con la sigla, zione, che poi annunciamo i nostri ospiti. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera. Tigre, 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 misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Tigre, 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 è l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere lo sa, ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro eroe mai si fermerà, ha tanti amici e grande. Ma che tagliere,
E rientriamo in onda, ragazzi, dopo la nostra fantastica sigla, quella che annuncia l'ingresso della Tigre nel tuo giovedì sera dalle 21 alle 22 in diretta qua dal Music & More Building di Morazzone in via 26 Agosto numero 6. Allora, Zione, la sigla direi che spacca sempre, perché anche i nostri ospiti che sono qua questa sera... Ma qualcuno ha chiesto se l'hai cantata tu, lo sai, hai visto? Vero, sì, sì, sì. L'altra volta l'avevano scritto sulla chat, assolutamente. Ma sai che stavo pensando una cosa, ma perché non potremmo rifarla? No, creiamo una band. Vero, ma anche... C'ho un'idea. Ci manca che... solo... Strano, l'uomo delle idee. L'uomo delle idee. Hai visto come si cerchi? Sì, ho visto, Mamma, che cerchi al van, ragazzi. Madonna, clamorosi. Madonna, che cerchio, ragazzi. Il cerchio è il DNA della vita, ragazzi. Dopo Giotto, ragazzi, Oscar Bardelli col van più tamarro della provincia. Ma è quello che ho detto su Facebook. Alla fine l'uomo c'ha due c'è due cose che ha scoperto. È stato il fuoco e il cerchio. Okay. Alla fine nel DNA noi abbiamo... È vero. È e poi il cerchio da tamarro al van, quello lì devi farlo nero opaco, suggerisco. No, zio. È già nero lucido. Nero lucido, va bene, va bene. Purtroppo è andata così. Allora, ragazzi, prima rubrica, quella che va a spezzare il ghiaccio assolutamente prima di annunciare i nostri ospiti, che li teniamo ancora qua caldissimi coi motori al massimo. La prima rubrica è quella che ci fa ridere, ovvero, vero zio, la barzelletta del Pisa. Pisuzzu, ci sei? Buonasera. Ciao Pisa. Allora, tantissimi anni fa sul treni non si poteva giocare a carte, però un gruppetto di ragazzi decide di andare in bagno a giocare a 7:30. Si chiudono in bagno e iniziano a giocare. A un certo punto, fuori dal bagno, arriva un tipo che con un gran mal di pancia continuava a fare avanti e indietro davanti alla porta del bagno. E da dentro il bagno si sente una voce che dice carta. Allora lui prende un pezzo di carta igienica, sempre sotto sforzo per il mal di pancia, e lo passa sotto la porta. Dopo un minuto sente ancora dall'interno del bagno carta. Porca miseria, lui prende un altro pezzo di carta e glielo passa sotto la porta, no? Sempre sotto sforzo per il mal di pancia. A un certo punto sente ancora carta. Allora lui, esasperato, dice: ma quanti cavolo di culi hai? E da dentro il bagno: 7:30! Il finale mi fa ridere ancora prima di sentirla, perché veramente Pisa mi spezza sempre. Grazie al nostro Sergio Pisaniello, intervenuto in diretta con la barzelletta che va a spezzare il ghiaccio. Ma via, ragazzi, bando alle ciance, perché è arrivato il momento ufficiale di presentare gli amici che, insomma, abbiamo pubblicizzato, abbiamo spinto di brutto a partecipare alla Tigre di questa sera. Allora, uno mi gasa già particolarmente, che è quello più tranquillo di tutti, con l'occhiale bello spensierato, che è il buon Screech. Guardalo lì, ciao Cree. Ciao cari, buonasera a tutti. Sembra fatto su misura per stare dall'altra parte del tavolo. È vero, perfetto. Anche lui. Stare al microfono. Ma in realtà lavoravo in radio tanto tempo fa, quando ancora voi... Vero, non sapevamo che cosa fosse, quando ancora non avevano inventato il microfono. E poi salutiamo anche gli altri due moschettieri, insomma, del trio delle meraviglie, Marco e Zippo, buonasera, che ci hanno raggiunto. Buonasera, benvenuti. Questa sera, ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, vi abbiamo invitato questa sera durante la puntata spensieratissima, ovviamente, del giovedì. Perché? Perché vogliamo parlare della realtà che sta per aprire, ovvero che state incominciando a pubblicizzare sui social e a spingere sui social, perché il 12 giugno ci sarà un'apertura speciale, quella di Tappo 12. Ci spiegate che cos'è Tappo 12, insomma, e cosa rappresenta per voi questa nuova sfida, insomma? Beh, Tappo 12 è una nuova avventura, una nuova concezione di locale che è talmente nuova che non l'abbiamo ancora capito. Ok. Che cazzo. Stiamo lavorando. Però pian piano, insomma, lo si scoprirà. Ci stiamo arrivando. Entro domani mattina dovremo... Ci siete, siete prossimi. Mancano 12 ore. Dopo facciamo il countdown sulla pagina Instagram. Tappo 12, perché sono le 12 ore che mancano. È vero. Esatto. Quindi esatto. Tra un'ora sarà tappo 11. Manca poco, ma ci siamo. È una nuova realtà, è molto, molto interessante, secondo me. Spiegaci, Zippino. È una sorta dici, che cos'è? Una sorta di negozio di alimentari. Ok. Con enoteca posteria, Tom. Quindi un concentrato di emozioni, dove andate a spingere dei prodotti. Si può mangiare lì, si può portare via. L'importante è essere felici. Giusto. Quindi che conta è l'ambiente che andrete a creare, quella cosa più importante. Abbiamo coniato un termine che stiamo usando molto io e Zippo e tutto lo staff, che è convivialità. Okay. Convivialità. Pensate che io non sapevo neanche cosa voleva dire. Hai dovuto cercarlo sul dizionario. Sì, esatto. Quindi uno che entra nel vostro locale, quindi sarà concentrato di emozioni, trova da mangiare, da bere, soprattutto perché comunque è stato spinto come enoteca prima di tutto, ma non solo, perché ci sarà anche intrattenimento, cose varie che poi arriveranno più avanti, o forse qualcosa che esuli anche dal discorso cibo e bevande?
È il mood, devi entrare nel nostro locale col mood giusto. Giusto, quindi con lo spirito che ti vuoi divertire, che vuoi passare una serata diversa da tutti gli altri locali. Esatto. Devastante, ragazzi. Mi ricordo locali simili a Madrid, vero? Il perfetto semplice, esatto. Esatto. Questa è una cosa verissima. Perfetto. È una cosa ispanica un pochettino. Mi ricordo che erano una gran figata, perché quando andavo in giro in centro mi fermavo spesso e portavo via di solito formaggi, robe del genere, e poi mi ammazzavo da aperitivi. Anche perché da Brillo si compra di più. Quella è una statistica. Assolutamente d'accordo. Grande verità. D'accordo. Voi dovete sapere anche che io conosco una persona che ha già aperto un qualcosa del genere, ovviamente non sul filo conduttore o comunque col mood con cui lo state facendo voi, però è un signore che abbiamo contattato l'anno scorso telefonicamente, che andrò a trovare proprio questo weekend, perché è a Riccione, e è quel signore che ci ha lasciato quella maglietta lì che si chiama Socia Alimentari. Lui ha un alimentari con un bar di fronte, dove quello che all'alimentari lui ti propone da mangiare e da bere, ma non ti serve, quindi ti devi autogestire tu. Cioè, una cosa stranissima, e soprattutto un concetto che comunque porta la gente incuriosita ad andare da lui a prendere dei prodotti che non hanno in tanti. Però è proprio questa cosa qua, la diversità, il concetto di aprire un locale che sia diverso da tutti gli altri, cioè non comune come può essere un semplice bar o una semplice enoteca o comunque un semplice alimentare in questo caso. Tanta roba. Esatto. Anche perché oggi nel mondo della ristorazione quello che fa davvero la differenza è la caratteristica differenziante che tu riesci a portare all'interno del tuo locale, perché ormai i locali sono fatti tutti col timbro, con lo stampino. Sono vero, tutti pienamente uguali. D'accordo. C'è bisogno proprio di una rinfrescata sotto questo aspetto, e sono come io un negozio che dopo non ci siamo presentati, e diciamo che con mio fratello abbiamo lavorato molto a questa cosa qui e ha ripagato nel corso del tempo, assolutamente. Anche perché se tu parti da questo presupposto, il cliente oggi arriva, vive un'experience, esatto, talmente nuova, talmente diversa, che primo è sicuramente invogliato a tornare, secondo non può che fare una buonissima pubblicità, certo, e terzo chiaramente lo decanta talmente tanto che ti fa una pubblicità incredibile, fondamentale, e gli rimane proprio impresso, perché non è ciò che mangi, non è ciò che bevi, ma è l'emozione che ti ha scaturito da tutto ciò. Certo, pienamente d'accordo con voi. Concetto giustissimo, Zippo. Poi sappiamo che comunque, infatti, cioè, io lavorerò scalzo sempre, sì, tutta l'estate. Non c'è il pavimento d'inverno. Giù di sabbia, fighissimo, manca solo la spiaggia dentro, cazzo. Oppure mancherebbe, sai che cosa? Io so cosa potrebbe mancare lì dentro: una diretta di Music and More. Ah, è vero. Vi aspettiamo, siete i benvenuti. Ma vediamo se poi si potrà costruire qualcosa. Comunque, ragazzi, quello che apprezzo prima di tutto, vabbè, io appena ho visto che cominciava ad uscire il discorso legato alla comunicazione di cui si occupa Cristian, appunto, ho detto per la subito, prima volta i ragazzi spaccano, perché comunque so anche il mood e comunque la simpatia che ha Zippo, e soprattutto l'essere una persona prima di tutto buona di cuore e d'animo, perché già nella sua prima esperienza, cioè io mi ricordo che al Biblos a Malnate c'era gente fuori in tutta la piazza, incredibile, numeri pazzeschi anche là. Infatti dopo ha avuto un'esperienza al carcere di San Vittore. lasciamo perdere quello. Comunque sono, mi ricordo, ottobre, grazie a tutti, è stato Zippo, bello rivedervi. Zippo, secondo te, una cosa che volevo chiederti appunto riguardante anche questa tua nuova avventura, l'esperienza che hai maturato sia prima col Biblos e poi comunque negli anni, sappiamo che sei stato via perché ti abbiamo anche contattato durante la tua esperienza che hai fatto in Spagna, ti servirà in questa nuova strada che stai prendendo, l'esperienza che hai fatto? Assolutamente sì, hai fatto grandi esperienze con grandi persone che mi hanno fatto vedere la vita in varie prospettive, quindi okay, servirà sicuramente. È stata un'esperienza fantastica. E quanto hai fatto via Zip? 2 anni e mezzo. E hai imparato molto anche a livello lavorativo? Ho imparato molto a livello lavorativo, ma soprattutto a livello umano. Umano. Sei anche alzato. C'è anche se... è vero, è tornato più. Sono arrivato a 1,68, 4 centimetri in più. È tornato più alto, figa. Allora, facciamo così, ragazzi, prima di tornare al discorso ed entrare più nel dettaglio legato, insomma, alle proposte che avrete nel vostro locale e tutto quanto, andiamo a sentirci una bella canzone e poi torniamo in onda con gli amici di Tappo 12, un giusto? Tigre nel motore. Assolutamente. Oh,
sticking around for a long, long time. I really remember when you drank my wine. Why can't we be friends? 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 I seen you walking down the Chinatown. I called you, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money to the welfare line. I seen you standing in it every time. Why can't we be friends? 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 The color of your skin don't matter to me. As long as we can live in harmony, yeah, yeah. I kinda like to be the president. Then I could show you how your money's spent. Sometimes I don't speak right, but did I know what I was talking about? I know you're working for the CIA. They wouldn't have you in the mafia. Why can't we be friends? 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 Can we be friends? Why can't we be friends? Why can't we scans now? Bella. Ah, mo è partito il momento strumento musicale. Ma dovete capire che Oscar si è portato qua. Ehi, 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 questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra, già finita. Si è portato qua tutta una band intera, quindi a livello di strumenti musicali, e ogni volta si mette, non so, adesso si è messo la batteria e poi passa anche agli strumenti, diciamo un po' più. Questo è quando mangi troppo riso che poi ti scappa la cacca. Aspetta che c'ho anche questo. Vabbè, questa è la nostra tigre, ragazzi. Live fino alle ore 22 torniamo, insomma, nell'atmosfera che ci contraddistingue da tutti gli altri podcast. Noi siamo diversi, siamo in diretta, quindi tutto viene improvvisato, insomma, vabbè, a parte gli argomenti che ce li prepariamo e tutto quanto, ma il bello della diretta c'è sempre. Poi ricordiamo che è un grande piacere anche riascoltarla il giorno dopo per scoprire tutto quello che magari si è perso in live il lunedì e il giovedì dalle 21 alle 22 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16 con la puntata del sabato XXL dove c'è il buon Pisa, mentre il lunedì il Monday Fever con i ragazzi c'è il buon Pino Givenchy, c'è Manga, c'è Dario V, insomma la crew si sta allargando e presto ci saranno anche nuove puntate, ragazzi, quindi stay tuned, state collegati ai nostri social network, pagina Instagram @ Music and More senza la E, ricordiamo, perché è l'abbreviazione di Morazzone, e invece la pagina Facebook con la E commerciale Music and More. Salutiamo un po' di... Vai, zio, l'altro giorno pensavo una cosa, sai, sì? Che Pier Francesco Mazzucchelli? Sì, chi è? Ah, è il pittore. Esatto. È detto il Morazzone.
Eh beh, ovvio. Però alla fine era in dialetto all'epoca. Il Murazum. Ma quando lo chiamavano, come lo facevano? Allora, salutiamo un po' di amici che sono già collegati al live. Quindi c'è Anita, la nostra mitica Anita, collegatissima, che scrive: ciao ragazzi. Poi c'è il buon Dario che scrive: ciao ragazzi, sono qua in gelateria col Gela che sta impazzendo perché non riesce a collegarsi alla puntata. Stava per commentare, gli si è scaricato il telefono. Incredibile. Quindi salutiamo gli amici della gelateria dell'Angelo che sono collegatissimi e forse adesso ha ripristinato e dice live anche in Gela finalmente. Bravo Luigi, ce l'ha fatta il nostro amico Luigi. Non finiremo mai, ragazzi, di ringraziarlo. Oh, domenica sera per me la rissa quando torniamo dalle passeggiate, gelatone. Oramai lo sanno, gelatone da lo gelli. Sanno già cosa devo fare. Se ho consumato 5.000 calorie ne devo recuperare 10.000, la pancia non può andare giù. Ragazzi, nel frattempo, poi salutiamo anche chi è che c'era. Ah, Sheva, l'amico Sheva che ha mandato un messaggio sul nostro numero di telefono. Se volete fare qualche richiesta ai ragazzi, quindi che abbiamo qua a Tappo 12 stasera, ricordiamo una nuova realtà che aprirà il 12 giugno appunto a Castiglione Olona, lì sulla Varesina, quindi situazione anche accessibile per un bel aperitivo, parcheggio, c'è di tutto di più, quindi posto giusto con gente giusta. Utilizzate il nostro numero di telefono oppure la chat di Spreaker. Io vi ricordo il numero abbastanza lentamente, così lo salvate nei vostri contatti: 348 67 09 857. Quindi grazie a questo numero potete scrivere quello che volete, appunto mandare anche messaggi vocali durante le nostre puntate, interagire con i nostri ospiti che sono ancora qua. E uè, Cri, Zippo, Marco, ci siete? Uè, allora, malenti, presentissimi. Ci siamo. Va, volevo dire che potete scrivere anche a Screech con le lettere. Lui sì. Solo le lettere. Ah, col timbro, quello ancora di Ceralacca come una volta. Ah, io pensavo dentro le bottiglie. Io ho visto una cosa fighissima invece. La prima cosa che mi ha colpito della vostra pubblicità è stato ovviamente il pappagallo. Perché il pappagallo anche? Il pappagallo è il... Bene davanti, Zippo, ma un po' più in qua. È l'unico volatile in grado di parlare. Vero? E beh, e come fa Zippo? Fammi il verso che... Io lo so perché ogni tanto vedo le sue storie, il pappagallone. Quindi un po' in modalità pirata anche nel logo, giusto? Sempre pirata e zoppo, se vedete, alla gamba di legno. Alla gamba, che incredibile. Voi siete fuori veramente matti dalle gare. Dai, ma Caraibi col furore. Secondo me sarà questa la caratteristica che vi darà la marcia in più, come abbiamo detto prima. No, la caratteristica principale è che quando verrai nel locale non paghi da bere. Ah, vero? Sì, bello. Sì, novità assoluta. Allora sono lì fisso tipo giorno e notte. Anzi, sto lì anche, mi porto una brandina. Non diteglielo due volte. Costa 20 euro. Ah, ok. Ah, okay. Al minuto. Allora, entriamo un po' più magari nella parte tecnica, però visto che anche il buon Marco è in diretta sul suo profilo, quindi vorrei far interagire un po' lui chiedendogli qualcosa legato al discorso, ovviamente, food and beverage, diciamo nella maniera più top possibile, più internazionale possibile. Quali saranno? Puoi svelarci magari qualche proposta, già qualche anteprima, magari non le più top, quindi gli assi nella manica, tieniteli lì, però qualcosa che proporrete ai clienti del Tappo 12? Beh, allora, innanzitutto ti ringrazio per la domanda e niente, volevo dirti che non possiamo dire niente questa sera. No, assolutamente. Allora, diciamo che siamo partiti molto dal concetto, dal perché. Quindi come dicevamo prima, perché questo locale deve essere diverso, in che cosa si vuole differenziare? Allora anche la scelta dei vini è stata fatta in questo modo. In che senso? Abbiamo acquisito dei prodotti che sono molto di nicchia, quindi etichette non blasonate apposta, perché vogliamo dar voce a quello che sono i piccoli produttori che lavorano davvero molto bene dopo un'attenta ricerca in tutto questo. Sposiamo molto molto quello che è l'abbinamento cibo e vino del territorio, infatti c'è un'ottima collaborazione anche con lo chef, perché è proprio una persona mediterranea e di conseguenza conosce molto bene la cucina italiana. Ricordiamo a tutti, Marco, che prima non l'abbiamo detto, che tu ti occuperai della parte appunto wine, giusto? Esatto. Sono sommelier. Tac, quindi ce l'abbiamo qua a spiegarci proprio quello. Esattamente. E di conseguenza andremo a creare, come mi riallaccio un pochino a quello che dicevamo prima, quell'experience che comunque una persona potrà vivere direttamente all'interno di Tappo 12, mangiando, degustando, in un percorso che davvero ti lascia un'emozione,
ti lascia quel qualcosa che ti rimane anche giorni dopo, e di conseguenza è un'experience che tu non puoi pensare di poter vivere in tutti i luoghi e in tutti i laghi. E in tutti i laghi. Chiaramente, cioè, se tu vai a fare l'aperitivo, è semplice andare a bere uno spritz, è semplice andare a bere il prosecco, è semplice, esatto, avere... non me ne voglia nessuno, però magari quelle quattro pizzette, sì, le noccioline, salata, quelle che io con le noccioline però mi gaso sempre, infatti quelli che non me le portano mi stanno sul cazzo, perché ne prendo sempre una alla volta e la lancio più in aria possibile e sono campione del mondo nel prenderla al volo, incredibile. L'altra sera ho fatto una sfida, l'appetit, quindi che lì la nocciolina c'è sempre, pam, l'ho lanciata su tipo a 7-8 metri, cazzo, poi ho bevuto lo spritz, mi sono girato, pam, l'ho presa al volo, incredibile. Il Terence Hill della nocciolina. Sono il Terence Hill della nocciolina. Ma noi infatti abbiamo la spara nocciolina. Bello, sì, vedi, della Supreme. Tanta roba, sono matti dalle gare, ragazzi, ma io il 12 giugno non mancherò assolutamente dagli amici di Tappo 12, perché voglio vedere prima di tutto come hanno chittato il locale, quindi voglio vedere perché già qualche... Se c'è il pappagallo vero, quindi che fa... Gigante. Oppure, no, ho visto qualche anteprima nei flyer che sono stati pubblicati appunto per la pubblicità, però dal vivo mi sa che sarà un'altra cosa, vero? Come da che cosa vi siete anche ispirati per invece gestire la parte di organizzazione del locale a livello visivo? Quindi cos'è? Avete messo cose che colpiscono subito quelli che entrano, oppure è una cosa più, non so, sul classico, sull'originalità? Classico, no, è impossibile. Perché non è classico, no, penso proprio io, però ho fatto una raccolta di elementi, di arredi low cost, sì, di scarica, tutta roba che ci hanno regalato. E abbiamo speso praticamente 150 euro per arrivare tutto locale. Trasporto incluso. Trasporto pacca sulla spalla, grazie. IVA, eh. Preso di IVA. Assolutamente. No, però sarà molto, molto, non so come dire, industria. Non si capisce, boh, non so. A parte che non l'abbiamo ancora montato. È tutto da provare. Mamma mia. Secondo me la cosa che risalterà tantissimo, comunque, è quello a cui gira tutto intorno. Vai Marco, che te sei quello più inquadrato di tutte e tre. Sarà l'insegna. Quei due lì. Ragazzi, è il prodotto. Cioè, il prodotto. Tu entri e direttamente hai il prodotto subito davanti a te. Ciò che riguarda il food. E già questa è anche una caratteristica differenziante importante, perché comunque vedi subito. Robe a vista. Esatto. Cioè, in quanti posti è così? Non in tanti, davvero in pochi, e soprattutto sarà molto curata la parte appunto di esposizione per quanto riguarda i vini, il layout, questo perché non vogliamo lasciare niente al caso e bisognerà davvero spingere su questo. Cioè, non ce n'è la caratteristica. Cioè, tu entri lì e te lo ricordi. Te lo ricordi quel posto. È un'esperienza dall'inizio alla fine. Da quando entri, ti scatena quell'emozione. Che poi per ognuno può essere diversa. Perché poi chiaramente, esatto, ciò che ci... Ognuno la percepisce a proprio modo. La percezione è molto molto personale. Però è proprio quello che sarà. Soprattutto in cassa. Te la ricordi il giorno dopo. Dai, andiamo con un'altra canzone, ma che io non me li lascio andare fino alla fine della puntata, ve lo dico. Cosmone, un Cosmone, la nuova? Cosmone. Si chiama? La musica illegale. La schizza al fiume, la città, giro al cimitero, ma se vuoi qui tra noi il futuro. Quando vuoi, sì, ma occhio alle pantere. Tanta festa che il lavoro invece fa malare. Chi si incazza per la musica là fuori, poi si spara tutti i giorni il rombo dei motori. La musica illegale, suonare quasi un gesto da criminale. La musica illegale, diventi un animale, il pelo colorato non male. Sbatte la lamiera, scoppia la frontiera, esplodono le bombe ma nessuno muore. La musica illegale, è il suono della gente che fa l'amore. Oh,
d'amore proprio lì, proprio lì. Via, via, le paure. La musica è illegale, la musica è illegale. Suonare così un gesto da criminale. La musica è illegale, diventi un animale. Il pelo colorato, non male. Sbatterà la fiera, scoppia la frontiera. Esplodono le bombe ma nessuno muore. La musica è illegale, la musica è illegale. Il suono della gente che fa l'amore. Che si apre a metà, che si spalancherà. Cultura segreta, cometa schiantata fuori città. La musica illegale, la musica illegale, la musica illegale, la musica illegale, la musica. Suonare così un gesto da criminale. La musica è illegale, diventi un animale. Il pelo colorato, non male. Sbatterà la miera, scoppia la frontiera. Esplodono le bombe ma nessuno muore. La musica è illegale, la musica è illegale. È il suono della gente che fa l'amore. Tigre nel motore. Allora, un saluto ai ragazzi di Music & More. Buona serata, ragazzi. Allora, volevo fare una segnalazione dal mondo del vinile. Allora, mercoledì prossimo, che è anche festa, il 2 di giugno, ci sarà una grossa fiera del disco sul lungo lago ad Arona. Se venite, sono lì con tanti dischi. Buona serata a tutti, ciao ciao. Uè, Simo, guarda che noi veniamo alla fiera del vinile lì ad Arona, però ci devi dar da bere, noi dei dischi, sì. Allora, io, a me frega niente. A me possono interessare, ma se ti porto quegli altri, cioè a loro gli interessa filtrare, mica, mica il vinile. No, 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 a parte gli scherzi, dai, grande Simo Bardelli, lo salutiamo, un nostro amico morazzonese, anche lui, dal quale attingiamo, dal suo panorama musicale, dalle sue proposte musicali, perché ne ha una più del diavolo, veramente. Quindi ciao Simo e grazie del messaggio vocale. Nel frattempo salutiamo anche Ronny che è appena arrivato, quindi che ci scrive buonasera a tutti, e anche il buon Teo che scrive Seranello pronto per il momento cultura dell'asciugone. Ronny, no dai, asciugone, perché il momento finale è un po' così, voi magari ragazzi, essendo nuovi diciamo della Tigre, gli ultimi 10 minuti rialziamo il livello dopo le ignorantate che spariamo noi per tutta l'ora con il buon Ronny, che è il nostro amico che cura il momento super quark, ovvero il momento cultura della Tigre in salotto. Nei 10 minuti finali ci sembra giusto dare un'impennata d'orgoglio alla puntata. Finalmente zippo al microfono, guardalo, ma come è teso. Mi hanno bardato, mi c'ho la tuta, non so cosa mi hanno messo. Allora, mi ha raccomandato proprio esplicitamente prima della puntata: oh Roby, ma anche un'altra cosa che mi ha spezzato da ridere. Roby, ma mi devo mettere preciso, perché ci si vede, cioè ci vediamo. Gli ho detto vieni in radio, ci vediamo. Perché è stata una cosa. Non ho vestiti, non ho finiti vestiti. No, perché io vengo direttamente dal fisioterapista, quindi non è che sto lì a cambiarmi, cioè vengo così zingaro come sono. Mi fa, gli ho detto guarda che sei proprio un pirlo davvero, ma va bene così. Ho messo anche le scarpe oggi. Mica, sei stato roba che non capita tante volte. Quanto sei stato scalzo giù alle Baleari? Due anni e mezzo. Non ce l'avevo. Più o meno. Sai che quando sono rientrato in Italia dopo 13 anni ho dovuto fare tagliare le unghie dei piedi. Esatto. Cioè, avevo dei coltelli, è vero, è vero. Miracle Blade. Felpe, giacche, non avevo più niente. Avevo solo grandi infradito Havaianas e basta, assolutamente. Andate così. Io neanche quelli. È lo spirito. Ma cosa porterai di Bizenko dentro nel locale? No, niente. Non ve lo posso dire adesso. Non me la sento. Qualcosa c'è. Qualcosa dai. C'è. Però torniamo. Vogliamo spiegare invece qualcosa di più dettagliato, è vero, della parte che riguarda Marco, il sommelier? Marco? Marco? Chi è? Non lo conosco. Marco? Allora, ci tenevo a darvi un piccolo spoiler. Chris si è messo comodo nel frattempo. abbiamo fatto un pensiero molto molto carino che vogliamo proporre ai nostri clienti e ve ne svelo un paio. Uno è proprio una chicca.
una scelta molto molto coraggiosa, che è quella di mettere addirittura un vino importante che è un Amarone della Valpolicella, quindi un vino non scontato, cioè nel senso proprio non da tutti i giorni, addirittura in mescita. Cioè quindi al calice. È una roba, per chi lavora nel mondo della ristorazione, è una truffa, roba, è una truffa. È una truffa. È un vino travasato. Quando hai detto preso da Gigi Vini, abbiamo preso 6 bottiglie e il resto lo travasiamo. Quando hai detto non scontato, ovviamente io pensavo a prezzo pieno, invece era non scontato perché è esclusivo. Non scontato perché c'è il sovrapprezzo, eh. Se lo prendi al calice lo paghi 10 euro in più. Esatto. Poteva essere travisato, effettivamente, era anche questo. E anche travasato. Anche, ah, minchia! Quello lo sapevamo già prima. Stasera proprio Music & More Show, è anche Tappo 12 Show, gli ospiti speciali di questa Tigre in Salotto, la puntata del giovedì, ragazzi. Bellissima, come sta andando? Allora, ricordiamo, 12 giugno, opening a che ora più o meno sarà? Aperitivo? Ma no, quindi, apriremo 17... alle 11. Ah, mattino già? Al mattino, tanta facciamo roba. Pranzo e aperitivo. Allora passo già. Noi magari anche il pranzo, sembra pranzo. Strano. Ma adesso però ci svegliamo anche al mattino. Minchia, veramente, Zippo, non siamo hai mai cambiati. Visto la mattina. Lo sai che cos'è la mattina, Zippo? Quella parte prima di mezzogiorno. Me l'ha raccontato. Di solito andavo al mare al mattino. Pensavo però... te l'avesse raccontata il buon Dario David. Anche lui è un esperto, lui è un esperto di mattina. Ma lui alle 6 mi chiama tutti i giorni. Mi chiama, sì. Ciao, mi sono svegliato. Sì, un giorno alla settimana quando lavora. E dopo gli altri 6, boh, è giocare a padel alla Barassa. Domani siamo a giocare a padel alla Barassa. Anche il padel invece lo farete dentro la Tappo 12. Sì, sì, dai, sotto, qualcosa. Sotto abbiamo il campo. In erba sintetica, anzi. Ma sulla sabbia. Tutto in vetro. Bellissimo. Spettacolare, ragazzi. Allora, Tappo 12, vi ricordiamo ancora una volta, 12 giugno, opening party, quindi di questa nuova realtà. Io lo chiamo party perché sarà una cosa molto particolare, quindi party particolare per chi non l'avesse capito. Proposte veramente che spazieranno da un buon cibo ai buoni vini, appunto, che Marco ci ha spiegato poco fa. Quindi, ragazzi, io non posso fare nient'altro che augurarvi un grande in bocca al lupo per la vostra nuova avventura. Grazie, siete speciali. Passerò sicuramente il primo giorno già a trovarvi. Scusa, grazie. Tu sei? E io sono un ragazzo nuovo, quello della. Mi farete entrare? Non lo so. Non lo so. Sei in lista o col tavolo? Non lo so. Io di solito passo da dietro, dallo sgabuzzino. Allora puoi entrare. Dopo facciamo una parola foto e la diamo al buttafuori. Bravo, bravo. Wanted con la vi lasciamo con una piccola cosa. Vai, vai. Quando verrete al locale, chiedete un evergreen. Ok. Mamma mia, non è una droga, eh. Non è una droga. No, assolutamente. Un evergreen. Ma li lasciamo così, ragazzi. Esatto. Ci siamo dimenticati anche una cosa. Sì? Ci sarà anche la figa, eh. Che è una cosa che la porti tu? Che anche noi, quella cosa che finisce per no. A la figa, no? Eh. Ovviamente, ovvio. Anzi, costerà più del cibo e del bere. A proposito, ragazzi, facciamo un'ultima cosa che è importante per tutti e due, sia per noi che per voi. Ricordiamo i contatti di Tappo 12, quindi dove vi trovano sui social e tutto quanto. Spieghiamo le pagine, visto che Cree. Guarda, sei seduto che... passo la palla. Vai, vai, Cree, vieni perché qua. Io con la tecnologia non vado molto fa. Cristian. Cristian, vieni qua, vieni Cristian. Qua, Cristian. Che dai, che Zippo è già emozionato. Lo vedi, in cassa 2. Lo vedi, lo vedi. Chi è? Cristian in cassa 2, grazie. Cristian in cassa 2. Cristian in cassa 2, grazie. Aspetta con l'occhialino che si arriva. Devi rimettere l'occhiale perché sennò non sì. È abbastanza iena. No, non vedo. Senza il microfono. Non va. Là, eccolo qua. Eccoci qua. Allora, social network di Tappo 12. Non li abbiamo. Ah, niente. Zero pubblico. No, loro sono l'unico locale che non devono farsi conoscere. Forse è il passaparola. È il passaparola. No, all'inizio non volevamo farli. Poi giustamente ho detto Zippo, ma cosa mi hai chiamato a fare? A bere, a bere. Ah, solo per bere. Quindi no, saremo presenti su Instagram e Facebook inizialmente. Ok. E poi saremo anche su Shopify. Ah, beh, anche... non so far cosa, ma saremo anche lì. Ok, benissimo. Io... anche su Spotify. Anche su Spotify. Spotify. In diretta. Stiamo trattando anche Netflix. Anche, poi vediamo. Anche Twitch quasi sì, quasi. Ci sarà in esclusiva. Una miniserie con protagonista Zippo. La casa di Zippo. Sì, minchia, già minchia, lui vive sotto. Minchia, che racconti. Dobbiamo passare gli audio perché mia mamma grida. Dobbiamo fare un lavoro audio. Grazie, siete super matti. Anzi, ancora di più, ma vi voglio un gran bene. Vi auguro veramente il meglio, ragazzi. Grazie mille, un abbraccio e buonanotte. No, no, buonanotte no, adesso abbiamo il momento cultura per impennarci. Andiamo con una canzone. Grazie agli amici di Tappo 12, in esclusiva live a Music & More, la web radio di Morazzone. Musica. Presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più.
notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? E sono un albero che foglie non ha più, e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciato al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazza mai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? E sono un albero che a foglie non ha più, e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Dimmelo ancora un po' più in là, zio. È un tigre, devi essere veloce, zio. Devi bravo, bravo, bravo. È il tempismo quello che ci differenzia rispetto a tutto il resto. Era una versione bellissima di Ma che freddo fa, anzi, invece sta arrivando un pochettino di caldo. Incrociamo le dita perché finalmente quest'estate cominci. In questo caso era Mario Venuti. Mario Venuti. Messaggio vocale, ragazzi, 348-6709-857. Il nostro amico Gio. Ciao, Gio. La casa di Zippo è la serie evento del 2021. Incredibile, chissà che cazzo mollate succede. Mollate tutto e iniziate a guardare La casa di Zippo. La sastà Dario David. Esatto. Ciao ragazzi, siete i numeri uno. Il Dario David, la salà che è il bidun lì. Bidun della Madonna. Assolutamente, salutiamo Gio. In diretta, ragazzi, si sta godendo la puntata addirittura da Torino, quindi gli amici di Torino, grazie mille a Gio per l'esclusiva, grande, grande Gio è un amico, davvero. Allora, adesso siamo quasi in procinto della telefonata che rialza il livello assolutamente dopo il bel racconto degli amici di Tappo 12 della puntata del giovedì, ovvero la Tigre in Salotto con il nostro Ronny Carraro che ci spiegherà un po' di nozioni, insomma, legate a un argomento speciale. Possiamo andare con la base Ronny, perché dovrebbe essere in collegamento, zio. Oh, ce l'ho preparata stasera, incredibile, incredibile. Ci sono. Ronny! Grande, grande. Eccoci. Buonasera a tutti. Ciao Ronnino, come stai? È un bel eccoci di quelli giusti. Bene, bene, bene. Diciamo che questo è il momento relax, devo dire, perché oggi la giornata è stata veramente tosta. Durissima, durissima. Allora, durissima. Prendiamo fiato. Bene, bene. La base c'è. Allora, innanzitutto vai. C'è tutto, però, allora, io devo dirvi una cosa, perché per dirvi che non è che non vi ascolto prima dell'intervento, io vi ascolto e vi dico che questa versione di Mario Venuti mi ha fatto pensare ad uno degli argomenti prossimi per qualche intervento. Ti ha stimolato, perché... Ronny. Non peraltro è Mario Venuti. Infatti, meno male. No, vi dico che in questa versione si potrebbe usare uno strumento, diciamo, molto tipico di questo genere, che si chiama quicca. Ah, vero? Bravissimo. La quicca è uno strumento che ha percussione, che fa tipo un... una roba così, no? Usato molto nella musica sudamericana, no?
brasiliera. Infatti, questa versione mi ricordava proprio il Brasile. E direi che qui la cuica ci stava veramente benissimo. Quante cazzo ne sai, Ronny? Okay. Io voglio un messaggio di Vanni che adesso scrive: incredibile, Ronny, ne sa anche di cuica. Anche dalla cuica. Ma vedrai che Vanni, lo scrive, dove sei, lo Vanni? Che, lo scrive Vanni, è già pronto, collegato. Allora, oggi parliamo di uno sport. Visto che abbiamo parlato del golf, restiamo sempre in ambito anglosassone, sì, parlando di uno sport che si gioca con una palla particolare, non tonda, sì, ma ovale. Ok, quindi il rugby. Perché è il rugby. Come dice mia nonna. Il rugby. Il rugby. Il rugby. Il rugby. Parliamo del rugby, che in realtà è uno sport antico, molto antico. E in realtà è stato fondato nella cittadina di Rugby, è per quello che si chiama così, nel 1823, sì, quindi non ieri, l'altro ieri, ancora l'altro ieri, nel senso che è molto molto antico come sport e ha una grande tradizione soprattutto nei paesi anglosassoni, quindi Galles, Scozia, Inghilterra e anche dalla parte del Commonwealth, quindi anche dalla parte del sud del mondo, Nuova Zelanda, Australia, Francia, in Europa, poi vabbè, ci siamo anche noi comunque, che non siamo proprio super bravissimi, però sì, siamo pigliamo sicuramente delle arancellate in giro per il mondo. Eh beh, prendiamo delle arancellate perché giochiamo sempre con i più forti. Ma perché è come comunque se mettessi... è uno sport per uomini veri, non c'è nulla da dire. Sì, sì, è uno sport per uomini veri, soprattutto quando si finisce, perché sapete che ci sono due tempi ufficiali da 40 minuti. Ok, sì. E poi c'è il terzo tempo dove si beve a nastro la birra, cioè proprio si imbriaca come dei pazzi. Proprio, infatti, lo sponsor è la Guinness, rigorosamente. Esatto. Bravo, Ronny, ma c'è anche una versione in carrozza del rugby? No, forse sì. Cioè, bella domanda, cioè, questa. Cioè, c'è una versione in carrozza, però è a indoor. Che diciamo. Bella, c'è una versione in carrozza. Adesso la gente si starà chiedendo. No, c'è. Cioè, sì, perché sapete che bisogna. Noi facciamo un intervento, come dire, rilassante, ma anche sul sociale. Quindi wheelchair people everywhere, devo dire. Cos'è? Wheelchair people. Wheelchair people vuol dire le persone in carrozzella. Ah, wheelchair. Tipo dopo white boys. Wheelchair. Facciamo una roba così. Che, vabbè, ma diciamo che siamo in sintonia con la puntata, perché mi sono sganasciato da ridere mentre ascoltavo. Hai sentito, gli amici di Tappo 12 sono fuori come le mine. Non so se sono ancora lì, spero di sì. Siamo qui. Certo, ci sono. Siete ci sono. Grandi, domani mattina. Grandi. Hanno detto che stanno qua a dormire, Ronny, perché sono stanchi. Va bene. Stasera si fanno supplementari. Giusto, perché voglio dire, dopo quando si beve, piuttosto che mettersi in strada, sempre in sicurezza, dormiamo in sede. Giusto, e poi ricordiamo che questo è il momento intelligente, Zippo, quindi potresti trovarti non molto a tuo agio, però. Vado a fumare una sigaretta. No, scherzo, sapete ovviamente che anch'io faccio un po' il mattacchione. Poi vabbè, il rugby, allora, in che cosa consiste? Consiste chiaramente nel fare più punti dell'avversario. Chiaramente, ma con la particolarità che non si può passare la palla in avanti. Solo indietro, giusto? Sempre indietro, un po' come i gamberi, insomma. Ok. Si passa la palla indietro, però l'obiettivo è quello di fare dei punti, o con una meta, quindi toccando nell'area di fondo campo, da tutte e due le parti, c'è una area che si chiama area di meta. Se si porta la palla in quell'area toccando terra, si fanno 5 punti. Altrimenti si possono anche, diciamo, calciare la palla tra i pali e si fanno 3 punti. Mentre se la meta viene trasformata, vuol dire che allora si fa meta. Scusate, vado un po' in ordine sparso, spero vai, che vai, si capisca. Niente, Ronny, si capisce. Dopo che si fa la meta, c'è un calcio addizionale, diciamo così. Sì. E questo calcio vale 2 punti, quindi la meta 5 più 2 di trasformazione fa 7 punti, quindi se uno fa bottino pieno dopo meta fa 7 punti. Poi invece se calcia in mezzo ai pali 3 punti, oppure qua anche non la sapevo, per dirti. Infatti diciamo che questi, almeno quando vedete una partita di rugby, diciamo, ma quanto sono, cosa hanno fatto, eccetera, quindi sapete bene o male, può essere utile se si guarda un pezzettino di Sei Nazioni, oppure se si guardano i grandi All Blacks,
Certo, quelli che fanno fare... prima la danza, vero? La H. Sì, si chiama H, quella danza lì, e sarebbe bello, magari la facciamo una volta... Tra qualche puntata, proprio una puntata dedicata alla H. A quello. Perché è una delle cose. Io voglio vedertela fare da seduto a te, bello morbida. Sì, se vuoi, alla fine posso fare la linguaccionata del Maori che si, come dire, che ti esce bene. Infervola, sì, la linguacciata la facciamo al volo. E non è una. Ecco cosa volevo dire sull'H. Non è una danza per irridere l'avversario, ma è una danza tradizionale maori che fanno i neozelandesi per caricarsi. Certo. E ci sono anche varie versioni, ma ne parleremo, dai, anche questo potrebbe essere un bel argomento, vero? Punto. Certo. E quindi il rugby è un... Pensate che dal rugby, quindi, dal 1823, 40 anni dopo, è nato un altro sport... Che e ha spopolato in tutto il mondo e che forse è quello più seguito, ovvero il calcio. Il calcio, vero? Il calcio nasce in Inghilterra, cioè Inghilterra nasce da una costola del rugby. Lo sapevate? Che no? Noi parliamo di calcio, ma il rugby è un po' l'antenato del calcio. Vero? Ah, questa non la sapevo. Vero. Io pensavo al football americano. Vero. Calcio, no, storico, anche calcio storico fiorentino. Sì, anche, sì, quello in Italia. Però diciamo che il calcio come lo conosciamo oggi deriva dal rugby. Praticamente si è deformata la palla, è diventata rotonda. Hanno detto, ciao, perché al posto di passarcela con le mani non proviamo con i piedi? Non la calciamo con i piedi. Anche perché era più facile... bravo. Era più facile anche da passare, perché... La palla ovale rimbalza male. Sì, è vero, da quei rimbalzi un po' particolari anche in base a fare tutta sta fatica con sta palla ovale che rimbalza male. No, facciamo la tonda così non rimbalza male ed è più facile giocarci. Quindi è nato il calcio, che in Inghilterra si può datare intorno al 1863. La. Ronny, sei puntuale come l'orologio che Manga ha costruito qua appositamente per Music and More, quindi sei veramente precisissimo in tutte le tue spiegazioni. Invece volevo chiederti un'altra cosa, il Lele come sta? Il Lele, allora, ecco, io non ne parlo sempre, mi sembra di, come dire... dici come sta Lele, che Music and More porta bene. Mettere sempre, lo so, infatti nel caso del Lele porta veramente bene. È uscito dalla terapia intensiva... E vai, ma soprattutto ha iniziato a usare il telefono, quindi diciamo le persone a lui più vicine, come Simone Tondelli che ci ascolterà sicuramente stasera, magari non in diretta ma in differita sempre, ha parlato con il Lele 20 minuti oggi. Bene, passi avanti. Lele dai, che si Lele, sta riprendendo. Lele tornerà qui, l'abbiamo promesso, verrà qui a vedersi una puntata. Nel frattempo il nostro manga interviene, Ronny che ci scrive, ecco perché ci giocavo, gli unici sport che ho fatto erano entrambi con la palla da una bella forma. Ah, ok, ok. E poi scrive, Ronny è il nuovo Alberto Angela, grande manga. Alberto Angelo. Angelo. Più che, sì, Angela un po' troppo. Ronny, non voglio essere ai suoi livelli. Sei spettacolare, grazie mille. No, grazie a voi, comunque permettetemi un forza Lele ancora, perché certo, dai, Lele, forza Lelone, Lele è veramente qua. forte. Va bene ragazzi, curiosità per la prossima, dai, una anticipazione piccola, veloce, puntata. Dai che siamo in chiusura, velocissima, vi porterò dall'altra parte del mondo, là, incredibile, finita qua, la chiudiamo così ragazzi, Music and More così. Ritorna in onda, ragazzi. Probabilmente. Ciao Ronny, ciao fratello, grazie mille. Salutiamo per la rubrica cultura il nostro amico Ronny, ragazzi salutiamo tutti quanti perché ahimè siamo arrivati alla fine di questa tigre in salotto, la puntata del giovedì, salutiamo prima di tutto gli amici di Tappo 12 che li ringraziamo di nuovo, loro stanno qua, la puntata qua. Non è finita, non se è finita. Non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo. E allora vai con l'ultimo, con Music and More ragazzi, vi sentirete ragazzi lunedì dalle ore 21 alle 22 perché sabato non ci saremo, mi sa molto probabilmente 80% i ragazzi non se la sentono senza di me, io sono Riccione e quindi ti dico un aneddoto sul rugby di Varese. Sì. Dietro al rugby ragazzi sono incontri strani, vi lascio così, va bene. Ciao a tutti ragazzi, buona continuazione di giovedì, sentite che disco con quale chiudiamo. Ci vuole un fisico bestiale come quello di Zippo. Ciao. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga,
ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio, o sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai, di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai. E come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio, con mente sana e corpo sano, e adesso son convinto anch'io. Ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai, per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai. Ultimate power in the universe. Music and more. Web radio.